Siamo a metà Auriglia e stiamo vedendo la scogliera che sta cedendo. Noi abbiamo avuto già più volte occasioni di dibattito e dialogo con l'amministrazione, con cui abbiamo, ahimè, senza moltissimo successo, tentato tutta una serie di approcci e di valutazioni che a nostro avviso avrebbero dovuto governare l'intervento, che è stato ultimato a ottobre del 2022. Da allora, quindi dall'ottobre del 2022, il processo di erosione che ha colpito la spiaggia libera si è ulteriormente aggravato e ad oggi abbiamo perso circa il 50% della consistenza della spiaggia. Che cosa sta succedendo alla ferrovia? Beh, sta succedendo che la ferrovia oramai è nel pieno, voglio dire, del rischio. Il rischio è molto grave. Negli ultimi 6 mesi il processo di erosione in direzione sud è aumentato e la ferrovia è ormai agli sgoccioli. Se voi vedete in quel tratto, la situazione è ormai pericolante. Siamo arrivati alla recinzione e fra poco crollerà quello che rimane del terrapieno in quella zona lì. Quale intervento chiedete? Beh, noi pensiamo che sia assolutamente indispensabile procedere alla messa in sicurezza di questo tratto e riuscire a realizzare delle opere di stabilizzazione che abbiamo già illustrato all'amministrazione e direttamente anche al progettista, che è l'ingegner Mastroberti del provveditorato di Ancona, e cerchiamo di creare un supporto affinché il processo di erosione venga fermato e non crei degli ulteriori danni a quelli che ci sono già stati. Contiamo tantissimo su questo ulteriore investimento che l'amministrazione è riuscita a mettere insieme e siamo veramente molto, molto, come dire, grati a quello che sono riusciti a fare in così poco tempo. Completare i lavori significherà spendere a metà Auriglia, tra il primo e il secondo stralcio, oltre 12 milioni di euro. Questa è come una cometa che si vede una volta sola nella vita, e se questa cometa riuscirà a lasciare un segno indelebile al nuovo volto in metà Auriglia, sarà veramente importante e, mi raccomando, un intervento serio che sia stabile e che non comporti problemi nella successiva manutenzione.